Buongiorno a tutti, è il 28 gennaio, mancano 3 giorni più o meno, 4 compreso oggi, al termine di questo mercato di riparazione. Si susseguono le stupidaggini dei media, sia su carta stampata sia sulle testate online. Oggi parlano tutti di Xhaka, che l'Arsenal, visto che ha rinnovato il contratto, valuta 20 milioni. Non si è riuscito a chiudere con il giocatore in scadenza. Ora per il giocatore vengono chiesti 20 milioni. Datevi voi le risposte su questa situazione. Eppure, se guardate oggi la maggior diverse testate danno come possibile l'arrivo di Xhaka. Altra suggestione, Danilo Pereira. Mi è da ridere perché non corrisponde assolutamente alla caratteristica del calciatore che la Roma sta giocando. Ammesso che ci siano delle differenti valutazioni, c'è persino qualcuno che considera Sergio Oliveira un regista, quindi a questo punto va bene anche Danilo Pereira, no? E altre suggestioni di mercato, il solito nome di Ndombele. Io veramente non. Scusate, non ne posso più quest'anno di questa gragnola di stupidaggini messe sul web e sulla carta stampata, cavalcate da tantissimi youtuber, anche youtuber di questi che hanno un sacco di iscritti, quindi sono youtuber che sicuramente capiscono di pallone, quindi va bene così. Sto guardando con attenzione la situazione di Fazio, mi auguro che si possa riuscire a toglierselo di mezzo. Fazio ce l'ha a morte con la Roma e farà di tutto per non favorire la Roma. Non so come si andrà a finire. Un giocatore evidentemente a fine carriera, ormai sono anni che guarda solo il suo resoconto personale, il suo tornaconto personale. E niente, vedremo se riusciranno a piazzarlo alla Salernitana. Poi c'è la situazione di Avarà, il problema di Avarà è l'ingaggio. Quando sento parlare di società tipo Sampdoria, insomma, Salernitana, queste squadre qua, è evidente che la Roma, per mandare il giocatore da queste squadre, dovrà calarsi praticamente i pantaloni e probabilmente anche le mutande, se vuole mandarlo lì. Sicuramente dovrà pagargli una parte dell'ingaggio, credo anche. Del resto, il giocatore ha rifiutato negli ultimi anni destinazioni più probabili, anche più probanti per lui, perché erano società che erano disposte a pagargli il cartellino per intero e magari agire con una formula di diritto di riscatto. Questo non è successo, anche perché il giocatore si è messo di traverso. Sembra una consuetudine dalle nostre parti, sembrano veramente una consuetudine queste situazioni, però la realtà è questa, quindi bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Io direi che la Roma ha fatto con una buona tempistica il suo mercato di riparazione, mettendo dentro 2 giocatori in prestito praticamente secco. Non sappiamo se questi giocatori saranno riscattati. A giugno vedremo le loro prestazioni. Di sicuro un
un miglioramento. Se non altro dell'organico della rosa c'è stato, ci possono essere delle rotazioni più semplici adesso con questi giocatori, due giocatori. Sinceramente non mi aspetto altro, se no che magari ci sia qualche nome che non è venuto fuori, perché per tutti i nomi che sono venute fuori e che leggiamo ogni giorno, praticamente da 20 giorni, sulle testate giornalistiche, veramente mi dà l'idea che sia un do coio coio, ci provo e se a me dice bene sono un fenomeno, al 99,9% mi dirà male, ma sono uno dei mille che hanno detto stupidaggini, che hanno detto puttanate, quindi va bene così. Ultima cosa che vorrei dire è i numeri che sono venuti fuori su Nicolò Zaniolo, il secondo giocatore più ammonito della Roma dopo Mancini, il primo attaccante del campionato ammonito con numero di ammonizioni, e mi sembra veramente una follia tenendo conto delle caratteristiche e delle qualità del giocatore. Dico solo che il secondo attaccante più ammonito dopo Zaniolo è Abraham, e tutto questo dovrebbe farci pensare quello che pensiamo quest'anno, quello che pensiamo da anni, e che probabilmente è la realtà. La matematica non è un'opinione, non stiamo parlando di giocatori spaccagambe o tipicamente portati alla fallosità. Quindi fatevi due conti voi, se vi va, io già me li sono fatti. Mi sembra che tutto questo sia assurdo. Vi auguro una buona giornata. Un weekend senza calcio il prossimo, sarà una cosa comunque brutta. Io stamattina mi sono alzato alle 4:30 per vedere Berrettini perdere con Nadal. E niente, non voglio neanche commentare. Il tennis è un gioco, contrariamente al calcio, prettamente mentale. Ci vuole anche il fisico, ma è prettamente mentale. E Matteo Berrettini, nonostante sia un buon giocatore, secondo me non ha i crismi del fuoriclasse, insomma, un giocatore sopra le righe. Etta, sto parlando male di Berrettini e ti incazzi. Scusate, sono il cane tifoso di Berrettini. Vabbè, buona giornata a tutti. E come al solito, state zitta, laziale. E come al solito, forza.